Ancora amara purtroppo la trasferta per l'Empoli, che anche a Cittadella deve uscire sconfitto, è la decima sconfitta in trasferta per gli azzurri, finisce appunto 2-1 per i Granata. Andiamo adesso per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, purtroppo siamo qua a commentare la decima sconfitta in trasferta, una sconfitta anomala come l'ho definita io, un Cittadella che non ha fatto grandi cose, però è stato molto più concreto dell'Empoli. No, Cittadella ha fatto giusto l'analisi, Cittadella ha fatto due andate su due cross, uno a sinistra e uno a destra, e Ardemagni ci ha fatto due gol. E lì non c'è, non è un discorso che... Lì diventa un discorso personale, diventa un discorso che bisogna essere più cattivi, bisogna stare più attenti, bisogna saper marcare bene, non bisogna, perché noi tutta questa libertà sul gol di Ardemagni, che tra l'altro è stato anche molto bravo, devo essere sincero, ad anticipare Angella, però in quel caso là bisogna essere più cattivi. Se si vuole portare un risultato positivo da fuori casa, quello che non abbiamo mai fatto noi è quello di essere più cattivi e più arrabbiati, più concentrati su certe situazioni, perché poi alla fine la squadra ha giocato bene, sul 2-0 ha dimostrato di saper stare in campo, ma anche nei primi 20 minuti ha fatto bene, ha tenuto sempre, credo, non, che io abbia contato i tiri in porta del Cittadella, non credo, pochissimi, meno uno, cioè ci ha fatto soltanto il primo gol che ha fatto Ardemagni, il primo tiro vero in porta, noi non ne abbiamo fatte nemmeno noi, c'è stata una situazione dove Coralli ci poteva portare in vantaggio di testa che purtroppo l'ha ciccata e non è riuscita, però... Io non so più dare che cosa aggettivi a questa squadra, sicuramente la colpa è di tutti, principalmente la mia, e che non riusciamo a trovare una solidità, perché non vincere non significa però perdere. E credo anche che questo sia, l'ho sempre ribadito e lo ribadisco ancora, è un problema di mentalità, c'è troppa gioventù, c'è troppi ragazzi... E questo a volte ti comporta ad avere certe situazioni che purtroppo alla minima occasione ti fanno male. Quello che a me è un po' dispiaciuto, mister, non lo nascondo, è stato l'atteggiamento che l'Empoli ha avuto sul 2-1. Cioè, io speravo che dal momento in cui avessimo fatto il 2-1 si riaprisse a favore nostro il match, invece l'Empoli è riscomparso nel finale, come mai? Ma credo che nel momento in cui abbiamo deciso di passare a un 4-4-2 più offensivo, mettendo un altro attaccante con Cesaretti, la squadra abbia perso un attimino, abbia perso di qualità e di avere l'uomo in più in mezzo al campo. È anche vero che loro magari hanno tolto Bellazzini, che era un esterno, e hanno messo un centrocampista in più con Musso, e quindi hanno avuto la possibilità di mettere tre centrocampisti e di avere la superiore in mezzo al campo, però io a quel punto là dovevo cercare di fare qualcosa. Sul 2-1 siamo stati bravi a portare Fabbrini sulla sinistra, a creare la superiore numerica, tra l'altro abbiamo fatto anche gol. Poi nel momento in cui siamo passati dal 4-4-2, quando la squadra doveva fare un ultimo sforzo per andare forse nella fase offensiva, invece si è persa e non ha saputo più prendere le redini del gioco in mano, e a quel punto là loro sono stati bravi anche a gestire poi il 2-1. Bellazzini, lei lo aveva detto in settimana, una vera spina nel fianco. Ma diciamo che non è stata una spina nel fianco, ci sono stati degli errori di valutazione per quanto riguarda i due gol, ci è venuto una volta da destra e una volta da sinistra, abbiamo avuto questa, non siamo stati bravi a chiudere, siamo stati poco leggeri, non siamo stati bravi e cattivi a leggere certe situazioni, perché un attaccante che prima di questa partita aveva 10 gol, e come Ardemagni non si possono lasciare 2 metri, 3 metri, perché anche in occasione del secondo gol, prima lei ha analizzato molto bene il primo gol, anche sul secondo gol era fondamentalmente da solo, sì. Ha potuto tirare tranquillamente in porta. No, ma io l'ho detto, io bisogna capire che purtroppo quando hai dei giovani in squadra e giovani che tra l'altro vengono anche dalla nazionale, io ho detto prima che secondo me Angella è un giocatore che quando è un giocatore straordinario, perché quando va in nazionale e ritorna non riesce a esprimersi come di solito fa quando non ci va, perché è concentrato, perché conosce i suoi limiti, sa che lui deve essere sempre applicato su certe situazioni,
E invece quando va in nazionale, quando rientra, rientra sempre con un certo tipo di sufficienza? Di sufficienza, perché oggi per esempio si è fatto anticipare sul primo gol, tante volte si è fatto anticipare anche da Junco. È un giocatore che sicuramente, se io gli faccio delle critiche, perché deve crescere, perché io quello che dico qua glielo dico anche a lui, glielo dico nello spogliatoio, davanti a tutti, glielo dico da solo. Lui deve, io ho detto, per diventare giocatore deve capire che deve essere sempre concentrato, cattivo, e quello che fa di buono non lo deve perdere poi in certi suoi limiti che possono essere caratteriali. Lei ha detto giovani, e in molti in queste settimane, nell'analisi del caso Empoli, anche i suoi colleghi che adesso fanno gli opinionisti, hanno attribuito appunto ai giovani questa altalena, però sono gli stessi giovani che in casa fanno prestazioni strabilianti. Ma fuori casa ci vuole esperienza, fuori casa ci vogliono tante componenti per poter fare il risultato, non solo quello di essere, anche perché in casa abbiamo più facilità e sono un poco spensierati. Il problema non è quello, il problema è che quando giochi fuori casa devi avere anche delle capacità di personalità. Poi non è che i giovani possano trascinare i vecchi, cioè io non pretendo da Fabbrini, che oggi per me Fabbrini ha fatto una grande prestazione, no? Ha fatto anche primo gol da professionista, bellissimo, no? E noi non è che stiamo qui a dire che Angela ci deve trascinare o Fabbrini ci deve trascinare oppure Cesare ci deve trascinare, ci devono trascinare gli altri, sono gli altri giocatori. C'è un messaggio fra le righe? No, ma sono giocatori come Tosto, come Stovini, come Vannucchi, come Mariannini, che devono trascinare i giovani. Se pensiamo allora che è finita, se pensiamo che i giovani devono trascinare i vecchi, siamo a posto. Non è così. Senta, a questo punto, in questa altalena incredibile, stelle, bisogna tornare subito alle stelle. Con la prossima partita in casa col Gallipoli, che anche oggi ha perso, ma gara tutt'altro che scontata. No, ma allora noi innanzitutto bisogna guardare in faccia la realtà. Io sono sempre stato ottimista per il futuro, però bisogna guardare in faccia la realtà, perché questa squadra che non riesce a fare un punto fuori casa, dico un punto, non tre punti, non la vittoria, non può aspirare a certe situazioni, secondo me, non può aspirare a quello. Se andiamo nei playoff facciamo un miracolo, ok? Perché in questo momento non abbiamo continuità dei risultati. Anche se la classifica, mister. Sì, ma io ti dico la verità, non la guardo la classifica. Io ho detto, noi ci dobbiamo salvare, arriviamo a 51 punti. Poi tutto quello che succederà in futuro è tutto di guadagnato. Però credo che in questo momento questa squadra, se non riesce a fare punti fuori casa, ha difficoltà. È anche vero che il Brescia ha perso in casa, che il Grosseto ha perso 4-0 in casa contro il Crotone, e poi il Crotone magari perde in casa e poi il Grosseto va a vincere a Brescia. Il problema non è questo, noi dobbiamo guardare in casa nostra. In casa nostra, in questo momento, la realtà e l'umiltà che cosa ci dice? Che questa squadra fuori casa fa benissimo, che in casa fa benissimo e fuori casa non riesce a prendere un punto. Quindi qui ci sono tanti dei motivi che possono essere. Posso essere che la colpa principale sia dell'allenatore, che non riesce a mettere la squadra bene in campo, l'allenatore che non riesce a dare un... Dovrebbero perderle tutte allora, o vincerle tutte, credo che si vada al di là dei moduli qua, secondo me, mister. No, ma perché penso che dei moduli se ne possa parlare, se ne possa discutere, però io credo che al di là dei moduli che abbiamo provati quasi tutti, credo che c'è la capacità, la professionalità dei giocatori quando scendono in campo di dare sempre il massimo e di essere sempre concentrati. Quindi io credo che a questo punto della stagione, in questo momento, mi ritengo di dire che io non so cosa fare. Questo è il discorso. Fuori casa diventa difficile analizzare certe sconfitte. Ringraziamo mister Campilongo.